Allora, abbiamo parlato di. Abbiamo visto il Piemonte, insieme al Piemonte si è mossa dopo, mi dimentico ora qualcuno, l'Emilia Romagna, si è mossa la città di Firenze, la città di Udine, tante altre città italiane stanno muovendo in direzione dell'open data, lo ha fatto finalmente anche la funzione pubblica, aprendo un portale di dati, lo stanno facendo le aziende. Allora, per parlare di come in Italia stanno maneggiando i dati le aziende, abbiamo invitato Raffaele Cirullo, Head of Media, New Media dell'Enel. Vieni qua, Raffaele. Con te praticamente andiamo verso il caffè, chiudiamo, e anche Jane Fitzgerald, come join us for the final small round table, only in two. Ok, a te. Yes. Avete fatto open data anche voi alla fine? Sì, ma diciamo che è certamente un'innovazione a cui stavamo guardando a questa innovazione su due assi. Uno è l'accountability, quindi la trasparenza nei confronti dei nostri stakeholder. E quindi abbiamo ragionato su delle informazioni che erano già presenti in rete, i nostri bilanci, il nostro bilancio di sostenibilità, il civilistico, il consolidato. Però l'abbiamo esposto in una forma, secondo noi, innovativa e soprattutto trasparente, che quindi dà la possibilità al singolo di poter fare. Questa mattina abbiamo parlato di visualizzazioni, di analisi di dati. Ora, mi ha colpito, ho Quando avete preso. cominciato questa cosa? Noi abbiamo cominciato ad aprile, siamo partiti ad agosto. Ovviamente c'è un percorso di sensibilizzazione interna dell'azienda, perché bisogna, come dire, comunicare questa Quando tu innovazione, parli di sensibilizzazione interna, ti riferisci alla resistenza che c'è nelle aziende per liberare i dati, no? per pubblicare i Allora, dati, come nella pubblica amministrazione del resto. nella mia percezione non è tanto resistenza quanto non conoscenza del fenomeno, e tutto ciò che non è noto fa paura. Quindi nella nostra prospettiva quello che abbiamo cercato di fare è informare, e quindi abbiamo fatto un percorso di informazione, abbiamo seguito certamente la PA, che in Italia devo dire che su questo ambito è molto avanti rispetto al mondo delle aziende. Peraltro anche noi stiamo cercando come Enel di fare un percorso anche di accreditamento di open data nei confronti delle aziende, perché riteniamo che sia un percorso che anche altre aziende in Italia debbano Cioè, state intraprendere. facendo gli evangelist con altre Sì, aziende, ma non altre aziende assolutamente del sì. gruppo, cioè non con Enel Green Power, proprio con altre aziende? Allora, nella nostra iniziativa Open Data sono presenti anche dati di Green Power e ne saranno presenti molti altri nei prossimi mesi. Quindi certamente noi, il nostro bilancio ha una valenza di gruppo, per cui ci sono i dati anche di tutti i 40 paesi in cui siamo presenti. Quello che stiamo cercando di fare è di sensibilizzare altre aziende, quindi creare un sistema che secondo noi è fatto dalle aziende che rendono disponibili dei dati, ma anche dai singoli. Questa mattina parlavamo della possibilità ho preso qualche appunto, di poter anche condividere delle informazioni che sono legate al profilo social della persona. Quindi se da una parte l'azienda deve dare il proprio contributo, anche il singolo deve dare il proprio contributo, perché molto spesso, e in Italia ovviamente questo è molto sentito, la questione della privacy, il livello di trust, il livello di disclosure nella condivisione dei dati diventa certamente un elemento con cui confrontarsi. Quindi il big data è la somma dei dati che le aziende riescono a rendere disponibili, riescono a liberare in forma ovviamente usabile, e di qui ovviamente l'open data, che di fatto è un formato di esposizione dei dati. Questa mattina credo fosse Mislov, presentava una chart in cui c'era una visualizzazione e c'era la pagina del documento da cui erano stati presi i dati. Quindi questo significa che quei dati non erano stati resi disponibili in un formato per cui la visualizzazione potesse naturalmente accedere a quei dati, perché oggi abbiamo visto tutto un percorso che permette di visualizzare dei dati, ma sono dei dati che vengono presi da banche dati disomogenee, da documenti, da tabelle, quindi non c'è un approccio strategico a questo tipo di fenomeno. E questo è quello che noi crediamo sia un percorso in cui crediamo e in cui stiamo investendo. Per cui oggi, prima parlavamo del fatto che a oggi i dati che sono disponibili sono pochi. Sicuramente è un punto di partenza, è un I dati percorso. dell'Enel disponibili, no? I dati in Esatto. assoluto disponibili ci stanno travolgendo, si parla di diluvio, quindi Assolutamente, cioè, no, i io dati mi riferivo dell'Enel sono ancora ovviamente, pochi, nel senso che sì. oggi per adesso vi limitate alla parte di bilancio. Mi riferivo a questo. E
ovviamente non tralasciamo tutta la parte di corporate social responsibility, certo, in cui l'azienda comunica tutto quello che fa su quel settore, e quelle sono delle informazioni che sono direttamente utilizzabili, per cui se da una parte, come dire, deve crescere la capacità di fare visualizzazione di quei dati, perché i dati ci sono gli indicatori del GRI, ci sono tutta una serie di KPI con cui i fondi etici misurano le aziende, quindi significa che comunque siamo a un livello di informazione di un certo tipo. Istat oggi in Italia sta facendo dei test con la Banca d'Italia attraverso LinkedIn Open Data per poter accedere direttamente alla base dati nativa. Questa è la nostra visione del mondo Open Data e dei Big Data, perché nel momento in cui ho la capacità elaborativa, la connessione diretta alle fonti dati, riesco ad avere il massimo del risultato. Ma per esempio è immaginabile che l'Enel metta anche i dati sulla qualità dell'energia prodotta? Cioè, allora, per esempio, sai che ci sono impianti che sono più o meno controversi, alcuni sono molto innovativi, altri sono un po' di meno in termini di inquinamento. È immaginabile che questi dati un giorno vengano pubblicati? C'è un drill down su tutta la produzione già oggi. Drill down vuol dire che andate dritto? Andiamo dritto, ovviamente non arriviamo all'impianto ma alla fonte, quindi si è in grado di dire, fatto 100 la produzione di Enel, qual è il bilancio tra le rinnovabili, le biomasse piuttosto che l'eolico. Il concetto è che se uno può misurare una cosa la può migliorare, quindi quest'anno è così, l'anno prossimo proviamo a fare un po' meglio. Quindi da questo punto di vista certamente noi, ripeto, la nostra reportistica aziendale è al massimo della trasparenza. Se stiamo parlando di tutti i dati delle emissioni dei singoli impianti, quelli sono dei dati che ovviamente vengono condivisi addirittura con le ARPA, quindi sono dei dati che comunque vengono dati alla pubblica amministrazione. No, appunto, però c'è una differenza fra darli all'ARPA e darli a un cittadino che è comunque una PA. Sì, quindi, che è capace di svilupparci un'applicazione sopra o di svilupparci una visualizzazione sopra. No, ma noi quello che ci aspettiamo è che, visto che anche la PA sta facendo questo tipo di percorso e ha a disposizione questi dati, dire, non ci stiamo nascondendo, no, nel senso i dati comunque sono disponibili. Però tu sai che uno dei dati più difficili che riusciamo a ottenere dalle pubbliche amministrazioni, dico riusciamo perché anch'io ogni tanto mi impegno perché rilasciano i dati, sono quelli relativi all'ambiente. Cioè sono dei dati che non si, cioè, vengono considerati quasi generatori di allarme sociale, quindi non li vogliono mai, tengono segreti. Noi abbiamo un rapporto ambientale che viene pubblicato ogni anno, dove ci sono tutti questi dati, sono disponibili online, per cui da questo punto di vista mi sento di dire che comunque esiste un percorso che l'azienda peraltro ha intrapreso non con Open Data ma già da tanti anni. Una curiosità proprio giornalistica, ma come è cominciato da voi questo percorso? Perché voi siete mossi un po' prima delle altre aziende italiane. Allora, qual è stata la scintilla che vi ha detto forse dobbiamo farlo? Allora, certamente noi come New Media abbiamo a livello gruppo il compito di guardare un po' oltre. Per cui il tema dell'accountability per noi è uno degli obiettivi principali in azienda oggi per quanto riguarda la comunicazione e per quanto riguarda ovviamente i media digitali. Open Data secondo noi è il futuro. È il futuro perché comunque mette insieme tutta una serie di informazioni che in rete stanno crescendo con una serie di dati che l'azienda sta offrendo. E non ultimo, parlavamo di giornalismo, la capacità anche della stampa e dei giornalisti di leggere i dati e produrre anche, oltre alle visualizzazioni, anche come dire, delle informazioni da questi dati, perché poi quella sarà la sfida. Su quello lo dico ai ragazzi del Topics, sul giornalismo dei dati avremmo potuto fare una sessione di 3 giorni, perché se noi giornalisti in Italia imparassimo a usare i dati invece delle chiacchiere per scrivere, faremmo dell'informazione molto migliore, mentre invece facciamo del giornalismo fatto di dichiarazioni e di battute e ci dimentichiamo della sostanza. Diciamo che i dati ci aiuteranno a fare un giornalismo migliore. Sì, giusto per concludere, ho cercato anche, in realtà non l'avevo preparato, per cui ho preso dal nostro canale YouTube un video. Guardiamo. Sulle smart grids, che secondo me è, se vogliamo, anche un'applicazione dei big data. Le smart grids sono un ecosistema che permette di, totalmente interconnesso e che permette di utilizzare tutta una serie di produttori e consumatori di energia elettrica, ma anche, come dire, altri device connessi. Stamattina abbiamo parlato anche di smart cities, per cui credo sia carino, come dire, vedere un po' un excursus. C'è una chiusura. Vediamo. Sugli investimenti Enel, ma ecco, giusto per dire che l'obiettivo era far vedere un po' come sono questi sistemi. Ci siamo? Hai mai immaginato una rete elettrica che lavora come internet?
che supporta tutte le innovazioni che la tecnologia ci offre, che trasmette e analizza i dati di consumo, gestisce il sistema elettrico in modo intelligente e senza sprechi. Una rete che trasporta l'energia rinnovabile senza limiti. Hai mai immaginato un'energia che arriva esattamente dove serve, percorrendo la strada più efficiente nel modo più economico? Hai mai immaginato un cliente che diventa protagonista della rete e decide se e quando consumare o immettere la propria energia nel sistema? Le smart grids sono tutto questo e in un futuro non troppo lontano trasformeranno la rete elettrica attuale in un sistema intelligente che porterà l'energia solo dove e quando serve, eliminando gli sprechi e aiutando l'ambiente. Ogni singola abitazione diventerà intelligente e parte interattiva del sistema elettrico. Ogni cittadino potrà generare e vendere energia elettrica verde da casa sua. Gli elettrodomestici potranno essere controllati a distanza dal cliente o in automatico dalla rete per distribuire i consumi nel tempo in maniera intelligente. Con le smart grids potremo muoverci su veicoli elettrici, caricarli a casa nostra o presso distributori in città e usarli come grandi batterie per stoccare l'energia. Anche l'illuminazione pubblica sarà gestita in maniera intelligente, regolata in funzione delle necessità e attivata solo se e dove necessario. Immaginazione? No, tutto questo inizia ad essere realtà ed Enel è la prima azienda in Europa a trainare questa rivoluzione con importanti investimenti sulla rete, con la diffusione capillare del contatore elettronico e di Archilede, il lampione a LED intelligente. Con lo sviluppo della piattaforma di mobilità elettrica e con progetti di automazione della casa e della rete. Il viaggio sulla rete del futuro è cominciato. Andiamo, gran finale. Fitzgerald, Jane, torniamo con te. So how do you like Enel approach to big data? How do you like it? I find it fantastic. Music to my ears, I started taking notes. I was so excited. It's open, it's socially motivated, and well, it also starts, it's important to start with the data quality, the data standards. In fact, at the last Tech at State event, I fought to moderate a panel that I think many thought might be boring, but it's very meaningful to me and obviously you, which was about standards. Standards in data processing, standards in data visualization, because without standards, you can have lots of data, lots of activity, and lots of mistakes, lots of misinterpretation. I think there is also a dark side of big data, and also in the especially in the financial world. And I think that citizens got the feeling that we live in a world run by algorithm, financial algorithm, that they can create disaster. Where do you think that the responsibility, the human responsibility, should stop, and the algorithm responsibility should start? I mean, where can we find a natural border, safe for humans? This is a great question. Wow. And you're right. Banks, and I think American banks, have been some of the worst in this kind of algorithm-driven. You work with Wall Street World a lot, I think. Yes. Your companies. Yes. And one thing I would say is they have become more sensitive to issues, although that's probably a reaction to criticism. So one thing is that activism and the consumer voice and even social media and an ability to essentially embarrass companies when they do something that truly crosses the line has helped in some case. But it's a problem. And I guess my opinion is, first of all, there are ethical lines. And if we as a society better understand them, we will better enforce them, whether it's through consumer behavior or through policy. So for example, the credit card industry, which I've been working in for a decade, I mean, I used to literally feel like, gosh, I've got to go do some good after I work on this credit card project because I need to cleanse myself, like the Shakespeare play, you know, the damned spot, get it out.
Today, with a new regulation, a lot of the worst things have been eliminated. But the question is, wow, why did it take so long? And why isn't more being done? Because a lot of the financial services product design and pricing is based on finding algorithmic holes, if you will, in consumer behavior. So I'm sorry I'm not giving a more encouraging answer. No. It's encouraging. I'm trying to be candid. Have you ever been to, I mean, one of the thing that you said today that impressed our audience most, at least on Twitter, it was about your non-profit side. I mean, the fact that you work with non-profit companies. Mm. And I was wondering if you have ever been to Zuccotti Park in the past few weeks. You know, I wanted to. So the fact that I didn't. How far is your office from there? Well, it's a subway trip. It would have taken me 10 minutes. I confess to not having made it, which I'm embarrassed. I thought it would be there forever. You don't have to. I mean, I just was wondering how do you feel about the fact that there is 100% and 99%. I think that's very important that the concept has been raised. That's very important data. And you know what's interesting is that is data going mass market. The entire nation now knows the concept of 99%. The entire nation is more aware of the differences, and it's also a pivot point to questions about why. What's the root cause of this? So, frankly, I don't agree with every single tactic of that group. Neither do I. But I do believe that they have raised the profile. It was great PR. And it was great PR for something that is very important right now. They did it out of data, because they took general questions, and they can make a very simple statement, 90%, that's 1%. Right. Very simple data. Very simple. Very important data and very simple. So it fits on a placard. It fits on one page that you can wave around, and that's all they needed as a starting point. Now, some people will go online and say, well, exactly, you know, what percent of taxes does the 1% pay? What percent of taxes? But for a mass market message, the simplicity was incredible. Yes, a simple visualization of a problem. Exactly. And there is a question from Twitter, arriving from Twitter, you remember? Okinoji, I don't know the right name. Is he here? Is data management the only way to save money for governments worldwide? Is it the investment really worthwhile? Hmm. So the question is data management the only way to get value from data? And is save it money. Worth it, right, to save money? And he's talking about government, yes. If I understand it correctly. Yes, for governments. Yes, so I have extremely strong opinion about this. Okay, go ahead. That's the end of the conference. You can say whatever yes, you want. Yes, absolutely. So, and I've spoken at three conferences annually in a row about data management. So I think there's a problem, which is that data management is absolutely essential. You cannot live without it, and yet, it can kill you. I mean, it can really suck up money. It's like a black hole. Data management is only the first step, right? It's the better data, which is very important. Don't skip it. But now you have to analyze it and then use it, give it to consumers. So to avoid the black hole, I think it's very important to choose the scope that you actually need based on your goal, which is also based on how you will use that data. So, for example, if you're performing analysis to understand which customers are giving you the most profit, then data completeness is very important. If you do that analysis and you actually are missing some of the sales to customers, then you could completely miscategorize your customer value. You might think he's the most profitable, but actually it was you. On the other hand, it's not that important that it be recent. You know, you can do that quarterly. On the other hand, if you're trying to deliver customer service, the frequency, the freshness, the newness of data is very important, because if you call your company and they don't actually know the latest transaction, you're in trouble. So to narrow the scope is extremely important. And by the way, everything I just said is not a technical question. It's actually a business question, which is why smart people in this field, and there are people much more who focus on it exclusively, would tell you that you really need to start with what they call data governance, which is the first step. So I can just say that your answer is in a line, begin with the end in mind. This is true. Okay.
Credo che questa possa essere la conclusione della conferenza. Io vi ringrazio, ringrazio Jane Fitzgerald, ringrazio Cirullo, ringrazio il Topics che l'ha organizzata, tutti gli speaker. Io personalmente ho imparato molto. Vogliamo finire con... Ok. Leonardo, sì. Naturalmente... Grazie a tutti, voi siete rimasti fino alla fine, a tutti quelli che hanno partecipato stoici. Alla mattina, stoici, sì, quelli che ci hanno seguito in streaming, che ci hanno seguito con Twitter, grazie a chi ha organizzato, grazie alla regia, a chi ha montato tutte queste cose qua, chi ha seguito, ha avuto pazienza con i microfoni e tutto quanto, grazie alle traduttrici che sono un po' impazzite nel tradurre tutti i vari talk, un ringraziamento particolare anche a Riccardo che molto umilmente aveva detto ma l'argomento è complesso, non so come ce la farò, secondo me you did a great job veramente, perché penso che sia stato un argomento complesso effettivamente, ma reso molto molto interessante e digeribile, quindi grazie davvero. Grazie a voi. E io chiuderei con Ocapi, che a questo punto sigla